Ecco, oltre a tutte le raccomandazioni tecniche per questa ripresa in grande responsabilità, io vorrei aggiungere anche la dimensione spirituale, interiore, con la quale dobbiamo ritornare a messa. E richiamerei proprio quello che diceva San Vincenzo Romano: la messa, l'Eucarestia è il tesoro infinito della vita cristiana. Ecco, se veramente abbiamo patito questa assenza forzata, adesso che torniamo io richiamerei tutti ad un nuovo fervore, a un maggiore raccoglimento. Ecco, adesso dovremo tornare in chiesa, arrivare in chiesa per tempo, per trovare il posto, ma è anche quello che abbiamo sempre raccomandato, di arrivare in chiesa per tempo, per raccogliersi, per mettersi alla presenza di Dio. Staremo insieme non solo perché l'Eucarestia ci arricchisce, o l'Eucarestia, la messa vissuta magari come un fatto devozionale. L'Eucarestia fa crescere la Chiesa, fa crescere la comunità, e una comunità che prega insieme deve crescere nella carità e quindi nel servizio, nella disponibilità agli altri. Mi pare che proprio sia vero, in particolare in questo momento, che tutta la pastorale della Chiesa parte dall'altare e arriva all'altare, ma nel frattempo ci vuole la vita di servizio, la vita di carità. Allora auguro una ripresa interiore, spirituale, ma che ci porti a un maggior impegno sociale nella vita di tutti i giorni. Buon cammino.